Ci troviamo al Liceo Nolfi a Polloni di Fano per l'iniziativa Dona Cibo, educazione alla carità nelle scuole. Come è nata l'idea di proporre ai ragazzi questa iniziativa? Il Banco Alimentare da diversi anni propone alle scuole. Io in passato avevo aderito quando insegnavo al liceo scientifico, ho visto che era stata un'esperienza coinvolgente. Quest'anno mi hanno suggerito di nuovo che potevamo aderire come Nolfi a Polloni e allora abbiamo provato a organizzarci. E c'è stata molta risposta. Sì, i rappresentanti hanno dato una mano, i rappresentanti degli studenti una grossa mano. E poi gli studenti, a seconda delle classi, non tutti hanno aderito, ma alcuni hanno aderito veramente in maniera molto significativa. E un grazie alle famiglie, un grazie agli studenti veramente e anche al dirigente che ha detto subito sì a questa iniziativa. Come avete organizzato questa raccolta? Ponendo uno scatolone per ogni classe, così che gli studenti potevano appunto mettere all'interno di questi scatoloni cibo, alimenti, beni alimentari di lunga conservazione. Lo scopo, il messaggio un po' di questa iniziativa è quello di lanciare un messaggio invogliando gli studenti, quindi i giovani, anche a compiere atti di beneficenza. Beneficenza che è definizione di fare del bene e fare del bene sia verso gli altri e sia verso se stessi. C'è stata molta risposta da parte dei giovani, da parte vostra? Fortunatamente sì, ci siamo fidati dei nostri studenti, dei nostri coetanei e anche loro a quanto pare sono fidati di noi e sicuramente sarà una cosa, un progetto che proporremo anche il prossimo anno e invitiamo anche le altre scuole a fare. Questi beni di prima necessità a chi andranno? Sì, questi beni di prima necessità, grazie alla Fondazione Banco Alimentare, andranno ai bisognosi della nostra zona. Quanto cibo avete raccolto? Abbiamo raccolto 15 scatoloni pieni di generi alimentari a lunga conservazione. Mandiamo un messaggio ai giovani, quanto è importante partecipare a queste iniziative? È importante partecipare a queste iniziative in primis come scuola, come studenti, ma soprattutto come persone, perché bisogna sensibilizzare su questi argomenti. In un periodo come questo, dopo il Covid, molte famiglie italiane purtroppo non riescono ad arrivare a fine mese e quindi noi come scuola, come studenti, come rappresentanti di istituto ci siamo sentiti in dovere di spargere questa cosa nel nome dell'empatia e della beneficenza, perché la beneficenza non è una cosa che fa bene solamente a chi ne gode, ma soprattutto anche noi come persone e ci aiuta a crescere, a maturare. Banco di Solidarietà. Banco di Solidarietà è un'associazione di volontari che aiuta e assiste le famiglie bisognose di tutta la zona, da Fano fino ad Urbino. Oltretutto adesso si è associato un altro Banco di Solidarietà di Fossombrone. Questa è un'iniziativa che abbiamo fatto nelle scuole, si chiama il Dona Cibo, un'iniziativa della Federazione Nazionale dei Banchi in tutta Italia, dove è proprio una settimana dedicata all'educazione e alla carità nelle scuole. Prossimo progetto per donare cibo, dove trovarvi? Allora, sarà sicuramente con la colletta alimentare l'ultima settimana di novembre in tutti i supermercati di Fano e poi sarà prossimo anno il Dona Cibo, lo stesso a terza settimana di Quaresima, quindi di solito per periodo di marzo-aprile, in tutte le scuole perché facciamo da Fano fino a Urbino.